porta e vediamo chi esce. Taleguce! Ma chi l'ha detto che lei è dedicata ai bambini? Taleguce! Cioè, a parte che se non apro quella porta lei non entra mai. Cioè. Perché sono educato. Andiamo a casa. Stiamo iniziando. I comici che nonostante il successo fanno la fame. No, veramente non facciamo la fame. Perché io devo fare uno sazio. No, io sono... Devi mangiare, no. Devi mangiare, che poi sei bello come un fiore. Che fiore? Un crisantemo. Perché? Buonasera! Il Manovrito, bambini! Grande! Bambini! E allora questa sera un numero eccezionale anche per i grandi, non solo sì. Per i bambini, anche per i grandi. Ok, che? Okay. Allora, tu mettiti nel punto A e tu mettiti nel punto H. Allora, bambini, H. Un gioco molto carino. H. 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 Che vuol dire? H e Sabanna. Chissà perché mi riuscirà così. E pensi, Harry! Pensi che sia una bella battuta? Buncia suo palloncino. Pensi che sia una bella battuta? Scusatelo, sai, gonfia. Vai, 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 vai. Tutta la racchetta. Ehi! È un blocco dedicato ai bambini. Vabbè, allora ti do una mano. Ah, ma dai, scelto che come mi cominciato con un paio di... Ah, è un blocco dei bambini. Vai, vai, vai. Un altro poco, vai. Diventa lo stesso colore del palloncino, vai. Così, sì, perfetto. Vai, okay. Allora, attenzione, perché... Andiamo... Ti ringrazio pure per avermelo dato bello asciutto. Ovviamente, ma devo scrivere. Un po' paleato, Che c'è? Una bella cosa. Ma la film è volato come un Cesar! Ma... Allora, non posso neanche risponderti perché è un blocco per bambini, quindi dai, vai avanti. Se invece era un blocco per i grandi... Beh, ora tu ricordi, non ti preoccupare. E allora... attenzione, Minafò, metti la mano sopra e sotto, tieni. Perfetto. Che ciavolo! Che? Mi pare che sarò cimitero, non lo so. Ma che? Ma ti piace il cimitero? Regia! No, mi stiamo giocando. Attenzione, bambini, sembra un gioco pericoloso. Ogni volta il pubblico è impazzito. Ma doveva essere un gioco per bambini. Vabbè. Ogni volta con questo gioco faccio un botto. Non ridere, vai! È un gioco, bimbi, state tranquilli. Ma questa è la cosa più educata che avevamo. Solitamente quando già si scatta l'applauso, non è che... Se te lo chiami, ma che cosa... Complimenti. Bravo. E adesso dopo questo gioco aspetta ci ha battuto. Non ce l'ha, non c'è niente. Ma che mi ci lei non è un comico. Pensa che questo numero riesce soltanto con questo attrezzo che ho comprato a Como. Lago di Como. Cioè, i bambini si sono offesi. Ho capito. È una No. È un blocco per bambini. No. È una corbezzola! Il bambino prima! Fuori! Scusate, bambini, ci rifacciamo subito con il vostro Beniamino, mio nipote, Lello! Sette! Come bene! Questo ancora sei costretto a dirlo, zizi. Sì, cioè, perché questo è proprio lo slogan iniziale. Vediamo se lo dicono loro, dai. Zezze! Addirittura fanno a così, proprio. Che vuol dire? Perché io dico, come funziona? Non sapere pure io. Dici, come finita? Ma finì che cosa, poi, tra l'altro? Come è finita questo programma che vi sta andando bene, lo sai che con la gente adesso è un rapporto stupendo. Però rimane il fatto che tu non sai parlare. No, io grazie a loro adesso so parlare. Guarda, io parlo così e loro completano le parole.
È fatto così, così posso, la gente mi capisce. Come fai quando non ci sono loro? Mi puoi tu. Ma tu? Che almeno puoi entrare, sei bellissimo. Perché poi dico tipo, vuoi uscire con gli amici? Ah, sono tutta la asando. Perché già stanno a preparare una azione. Sono scioccato. No, perché io vorrei mandarlo da un logopedista, perché lui ha il vizio del palermitano che non completa le parole. E adesso io ho trovato il metodo per completarle, l'unione fa la forza, capito? Non ci riesci a parlare. Sì, ogni tanto, perché quando le ultime parole mi mancano, tipo, esco con gli amici. Sì. E ci divertiamo. Oh. Andiamo allo zoo. Oh. No, qua non c'era bisogno. No, c'era, c'era. Tipo zoo. No. Zoo, due sono. Due? Minchia, sono fuori. Ma che sto fuori, è italiano. Zoo! E comunque sono entrato là allo zoo, ci sai, no? E poi ho detto che voglio vedere il babbuì. No. Voglio vedere il pinguì. No. Voglio vedere il pellicano. No. Minchia, posso vedere niente? No! Che... Ti completa! Ah, pensavo che... Pellicano, no! E che mi compondo, zio. Ma sei veramente... Però sono contento che grazie a loro su Instagram sto spaccando, i miei video fanno un sacco. Quanti di condivisioni. Quanti follower hai? Tipo 47.000. Ah, mila lo sai dire? Sì. Mi. Ok. Sci. No, che... Così i miei video fanno condivisioni a manetta. Fai conto che facevo lo spericolato sullo skateboard e ho fatto 1000 condivisioni. Sì. Facevo lo spericolato in bicicletta e ho fatto 1000 condivisioni. Sì. Facevo lo spericolato in macchina. Hai fatto 1000 condivisioni. No, feci 1000 euro il danno. Che stop. Sacco ciò a ma. Chi no? Perché macchina? Chi no? Perché mi chiamavo per picchiare di piazza. C'erano tutte spice da. Sei un deficiente, secondo me. Vabbè. Però sono migliorato, voglio dirlo, grazie al mio zio con le femminelle, le chiamo su non Jojo. Non li chiami più Jojo perché è veramente una cosa bruttissima. La sotto una mi è passata proprio accanto e appena l'ho vista allontanare un po' l'ho dovuta chiamare in un modo elegante. Vediamo. Ehi, la giuncola. Perché? Perché si rubò poi sta fuori. Che passò, siccome non si girò perché c'ho la tecnica da giusta, l'ho chiamata giusta. Ehi, Jojo! E si è girato. E si è girato, chi c'è? Così, ah, belle ragazze. E poi l'ho guardato e ho detto queste testuali parò. Le. Il tuo viso mi incorà. Yeah. Ti porterei in una spia. Yeah. Però a Mondè. Sì. È più vicino sparato. Ma che cos'è? Forse in una spiaggia più bella. Ti dico una cosa, sa? Na. Te lo dico, sei selvaggia. Selvaggia perché? Tutti perché pareva una scimmia. Purtroppo abbiamo pochi personaggi per i bambini. Casugno! Vi ho portato Gianni l'attore! Questo è il pubblico di Sicilia Cabaret. Gente che ride a uno che dice 10 volte Gianni in 9 parole. Io sono Gianni, so. Lui? Sono ricorda? Sì. Adà, sai che aspetta lei? Cosa? L'autobus. Io non aspetto l'autobus. L'autobus è passato? Non stiamo qui ad aspettare l'autobus. C'è sciopero, forse sei nata te. No, non ce n'è sciopero. Non lo so. Lavoro in corso. Lavoro in corso. È stata spassata, non lo so che è successo. Così. Appena arriva me lo dice che... Ma cosa? L'autobus va a prendere un caffè io intanto. Se aspettiamo. Ce l'ha qualcosa da dire stasera? Dico Gianni? No, Gianni l'ha detto più volte. Cosa vorrebbe dire? Signor? Guardi che fisico atletico. Ma guardi che fisico atletico. Come? Questo è uno sportivo. Questo fa sport. Lo sport ho fatto da piccolino, facevo atletica leggera. Ah, sì. Finalmente una cosa dove non c'è Gianni. Facevo il lancio del giannellotto. Pamme! Pigliamo qua, Gianni, pigliamo qua. Ora invece faccio sport estremi. Pure. Tipo? I bungee jumping. Sali e scendi. È che arrivata la frutta praticamente. Ne vuole un pochettino? C'è una banana se vuole. Anche una ciliegia, una sacchietta. Artista completo, signor Madaga. Okay. Si è rifiutato di fare il film Oliver Twist. Come mai? E venisce un rock and roll. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Che artista! Che artista che l'ho portato. Lei è un pupazzo. No, Gianni, so.
Però ogni volta non mi riconosce, c'ha problemi. Non è che non la riconosco, con cioè, lei. Mi dice sempre che è un'altra cosa, Gianni, sono, ci conosciamo da un sacco di tempo ormai, no? Sì. Se c'è consulente del mio casino senza biglietto. Siamo... Le fan, ma le fan, cosa gli devono scrivere le fan? Ah, bravo, leggo. Guarda che un po' petto io sono. Un po' petto. Ciao. Sto leggendo una lettera. Ah, sta leggendo sempre la lettera. Saluto. Sempre la stessa cosa. Io saluto. Lei non deve salutare. Educazione, salutare, no. Andiamo a fare. Io sono Luisa e io sono Gianni. Bravissimo. Sanne con dopo, finalmente. Bravo, signor Mazzara! Ci sono Batanga. Volevo chiederti come mai, come hai fatto ad entrare a Sicilia Cabaret? Dalla porta. A parte che non devi rispondere alla lettera. Dalla porta ha detto. Non ce ne frega niente, lei voleva saperlo. Sì. Tu, essendo un attore, hai studiato l'addizione? Sì, 2 più 2 fa 4. Giusto. L'addizione. Cioè più 3 fa 6. Gianni. L'addizione. Addizione. Cioè bisogna dire bene le parole, provi a dire una parola bene. Gianni, che dizione, l'articolazione, signor Matranga, proprio si è notato come. Comunque anche io sono un'attrice e siccome devo fare i Promessi Sposi, cosa mi consigli? Faccio un regalo in busta. Non si capisce. Il regalo in busta, il regalo in busta. A questo si leverà la malattia. Bravo Gianni. Lei ha seri problemi a parlare. Vuol dire Gianni è più facile. Con Gianni è più facile. Ogni volta che deve dire una parola diversa da Gianni non la si capisce. Perché non è facile dire. Per me che... Lei non è un po' fare questo mestiere. Sì, lo so, però non lo so. Cioè... E siamo qua. Lo mettiamo alla prova? No, mettiamo in difficoltà. Lo sto facendo già. Sì. Mettiamola alla prova, dai. Scena epica del film Titanic. Sì. Quando arriva Jack dall'amico e dice sono il re del mondo. Presente? Deve dire una battuta che non c'entra niente. No, con non Gianni. C'entra niente. Ok, pronto. Quindi si prepari perché. Sei preparato, non pronto? Non è molto capace. No, non c'è. Che devo dire? Sono il re del mondo. C'ho problemi. Vabbè, problemi. Attento che arriva, Gianni. Sento l'iceberg. Amori, bambini. Sono il re del mondo.